Le mani a cratere sono o chiuse o in sciuto. Gara non si può prendere, non si può trattenere, non si può strattonare. Amici del Tempio, benvenuto nel mio canale. Oggi in questo video voglio seguire un discorso particolare che ho fatto in un video precedente. Se non l'avete visto, dovete per forza vederlo. In questo video voglio alzare un pochino di polverone su una questione molto particolare del karate che si fa oggi, dello Shotokan, ma anche di altri stili europei, italiani. Io parlo per il discorso più che altro italiano. Una caratteristica che secondo me manca al karate Shotokan o di altri stili oggi in Italia. Vai! Amici, vengo subito al nodo, non ci voglio girare intorno. Allora, esempio semplice. Se siete cinture nere maestri o un pochino qualche grado avanzato di Kyo, vi ricorderete sicuramente i primi giorni in cui siete andati in palestra, o se siete dei maestri, degli insegnanti, sicuramente vi ricorderete i primi giorni a cui insegnate a qualche bimbo che viene, bimbo adulto che arriva, ci si mette davanti, ci si insegna, a parte il saluto, le regole del dojo, tutto quello che bisogna spiegare ai novizi, e poi si inizia a fare il pugno. Di solito si fa da fermo, braccio avanti, pugno al fianco, si spiega tutto quello che bisogna spiegare e si fa il discorso del chokotsuki sul posto, ok? Però, ragazzi, manca qualcosa. Cos'è? È il discorso del pugno che apro, prendo e tiro. Quindi l'ikite del ritorno. Il classico ritorno non è solo un ritorno, ma sarebbe, è che ormai ce lo siamo un po' dimenticati, una presa. Una presa che tira l'avversario a voi e allo stesso modo colpisce l'avversario. Quindi le prese. Ecco il discorso di cui voglio parlare oggi. Ma le prese del karate, specialmente Shotokan, ma che fine hanno fatto? Eppure ci sono, seguitemi. Allora, questo era un esempio semplice. Andiamo un pochino più avanti. Il classico Jujuke delle Yan Yodan, il Gion, dopo la doppia parata in partenza si va avanti, si fa un altro Jujuke, e anche altri esempi, ma non ne tiriamo fuori troppi. Ormai siamo abituati, noi dei praticanti dello Shotokan, come sapete è uno stile di karate a cui sono particolarmente legato, perché io sono partito con lo Shotokan e faccio tutt'oggi Shotokan, insegno tutt'oggi anche Shotokan, è una particolarità secondo me che è andata persa, cioè la classica presa, cioè la classica immagine del grande Yoshitaka nel suo Jujuke, che addirittura è talmente un'enfasi fantastica in questa foto che esce addirittura fuori dalla fotografia. Ma nessuno pensa mai che non è il discorso solo ai pugni chiusi, ma sarebbe una presa a mani aperte. Soltanto che poi lo Shotokan è stato, come sapete meglio di me, catalogato, classificato, uniformato in un certo discorso dalla vecchia JKA. Hanno fatto un lavoro fantastico, egregio, ma secondo me un po' di tagli e cuci l'hanno fatto, e secondo me, nel mio piccolo modesto parere, è l'argomento di oggi in questo video. Le prese l'han tagliate, l'abbiamo levate. In gara non si possono fare, se prendi guai. Io quando ho iniziato a fare karate, mi ricordo il mio primo maestro mi diceva sempre: ah, le mani a karate sono o chiuse o in shuto. E così siamo andati avanti per tanti anni. In gara non si può prendere, non si può trattenere, non si può strattonare, non si possono fare tante cose, quindi il discorso della presa è andato a morire. Ok. Faccio ricerche ulteriori, mi spingo fino ad Okinawa, scopro altri stili con Ryu, che è l'ortodosso di Weshi Ryu, e anche altri stili particolari di Okinawa che ho visto sul posto, e scopro, ho avuto veramente un flash, che le prese nel karate ci sono e come. Quindi tante cose che ormai vengono bypassate e standardizzate sempre a pugni chiusi, tutto quello che bisogna fare è sempre pugno chiuso, mano aperta, shuto. Poi dopo si va a scoprire che invece le tecniche di parata ci sono, sì, ma sempre con le prese, il vecchio discorso del chokotsuki sul posto che prende e tira, ok? Quindi questo è un po' l'argomento di oggi, ma però mi voglio sottolineare anche su un altro aspetto. Vai. Ok, ragazzi, non parliamo sempre di Chudan e Jodan, ma diciamo anche il vecchio classico Gedanbarai, le parate basse, si para e basta. Ma chi l'ha detto? Si para, si prende, si proietta l'avversario, si fa la leva sul piede per farlo squilibrare, tante tecniche belle,
interessanti che si possono provare, che però sembrano quasi un po' svanite nel nulla, e questo un po' mi dispiace. Infatti il video di oggi è un po' per ritirare su un po' l'idea e alla ribalta il discorso tecnico della vera e propria vecchia presa. Quindi se siete shotokanisti come me e se volete vedere qualcuno che può fare queste tecniche di presa molto interessanti, dovete vedere altri stili, Uechiryu, Konanryu e anche altri stili di Okinawa, dove le prese sono veramente prese, dove veramente ci si allena sul posto con le fasce di kane e si cerca di allenare le dita, più che altro le punte delle dita, cercare di farsi un condizionamento forte sulle mani per prendere l'avversario. Allora ragazzi, facciamo un esempio facile che tutti, se siete cinturinieri primo o secondo dan, conoscete. Empi, kata empi, si attacca sotto al mento, no? E poi si apre sta mano e poi si fa la tecnica. Ma sta mano qui che si apre così, che sei lo schicchi rigozzo alla gola, ragazzi, dai. Questo è chiaramente palesemente tagliato, si colpisce sotto al gomito e poi sicuramente c'era la presa alla gola. Non si può fare, l'abbiamo tolta, ci vuole troppo tempo, sta mano qui non sa di niente. L'hanno tolta e da qui si è aperta la mano così. Però se ci pensate bene, dopo il Gidambarai, la Getsuki sotto al mento, apro sta mano, spiegatemi voi cosa serve. Quindi secondo me, il mio piccolo parere, poi commentate, fatemi sapere, all'ultimo video mi avete fatto un sacco di commenti, mi è piaciuto tantissimo, c'è stato anche un po' di dibattito fra di voi, io metto sempre il like perché leggo tutti i vostri commenti. Chiudo la parentesi, le prese ragazzi, le prese, questo para sotto al mento, chiappa la gola e poi eccetera eccetera. Lo sapete meglio di me, quindi tante cose sono andate perse sulle prese. Bisogna, secondo me, mio piccolo avviso, ritornare sulle prese. Prate Gidambarai, sì, ok, ma acchiappate anche la gamba, buttate il vostro avversario a gamba all'aria. Ci sono, c'erano ragazzi, c'erano le prese, vanno riprese e portate alla ribalta. Ok ragazzi, arrivo alla fine di questo video, un salutone al Tempio Massimo, spero di avervi acceso una lampadina se vi si era spenta. Iscrivetevi al canale, lasciate i commenti e provate in coppia. Giù che è, presa, testata, eccetera, eccetera. Vai, ciao dal Tempio Massimo.